E ciao cari, bentornati al mio canale, sono Protome e bentornati anche su Hearthstone, a grande richiesta, ma grande richiesta di chi? Siamo due gatti a vedere sti cazzo di video, con un deck fenomenale, usato dal pro player Deathdraw per raggiungere Legend 1, cazzo regà, Legend 1, ma non perdiamo tempo e andiamo subito ai gameplay. Bene cari, questo è ovviamente un deck control, perché è un combo, devi aspettare la combo dell'OTK e resistere fino a quel momento. Io qui non giocavo da un po' di tempo, quindi sono sceso nel rank del Legend, ma non importa. Dunque, queste carte qui non ci servono. Diciamo che contro un mage è inutile tenere rimozioni e troppi parini come lo scudo, lui non fa troppi danni, quantomeno all'inizio. Nemmeno tenere la combo è utile, perché tenere la combo ci priva di altre carte, di resistenza all'inizio. Quindi una cosa buona è prendere minion a costo basso e iniziare con quelli. Quindi tenere la combo all'inizio, non abbiamo nemmeno il mana per farlo, lui non ha servitori in board, è inutile. Qui un ottimo inizio è il pirata a 4 mana, che se vedete il video della mia top 4 delle carte uscite con questa espansione, se non l'avete visto andatelo a vedere. Qui il pirata secondo me è una delle carte più forti uscite, è veramente utile in qualsiasi archetipo warrior. E infatti a turno 4, a meno che non avremo altri drop carini, faremo lui. Caro, stai rinvenendo da mezz'ora questa carta. Quanto ci vuoi mettere? Stiamo facendo aspettare i nostri amici qua, eh? Ah, ce l'abbiamo fatta. Finita anche la corda, cazzo. Manco fossimo a un torneo. Secondo turno potere eroe e basta. Tanto turno 3 mettiamo l'ancora. Arma, no? Così svoltiamo dal deck altre carte. Iniziamo i primi danni. Lui, una scelta opinabile, però tenta così la sorte. Forse anche perché non era un deck molto adatto a un archetipo come quello che si è trovato contro. Ovviamente arma, aggiungiamo un altro mangiatore di spade che fa sempre comodo. Turno 4 penso sia ormai deciso sulla mossa da fare. Lui che ci propina. Ok, non ha segreti in mano, l'ha usato per, comunque non ha messo segreti, l'ha usato per attivare la combo con la 1-2 e pescare e rinvenire una carta. Questo qui però a rinvenire ci mette sempre un po' troppo tempo, cari. Beh, adesso le cose cambiano. Le cose cambiano perché con il Prime puliamo tutta la board. Ovviamente tradiamo l'1-2 e il 2-3. Il pirata aspetterà, non ha fretta, non abbiamo fretta di metterlo, è comunque una rimozione perché ci dà l'arma, abbiamo già l'ancora. A meno che giocate altre giocate, era una buona giocata, ma il Prime sicuramente è migliore. Qui potremmo togliere in qualche modo il 2-5. Ma l'unico modo è mettere l'arma. Ovviamente non stiamo a sprecare una skipper per togliere un servitore del genere, quindi penso che metterò il pirata 4, arma e trade e rimane rinato il suo provocazione con 2-1 che non ci interessa. Se è un aggro va pulito perfettamente tutta la sua board, ma se è un mage, un midrange, un control, un deck lento, non ce ne frega un cazzo di pulire tutto. Due danni li prendiamo senza problemi. E quindi lo leviamo da mezzo così. Abbiamo anche una provocazione, quindi siamo ben parati. Non che ci dovessero arrivare chissà quali danni, però è una cosa in più. Abbiamo un buon body sulla board. Lui ci usa addirittura combustione rinvenuta dall'1-2. Poter eroe e riesce a passare, ma non derrorà molto quel servitore. Ovviamente attacchiamo, rimettiamo pirata, arma, armatura e si passa. E siamo di nuovo a capo, caro mio, caro il mio Diclipetro. Che cazzo di nome è? Come ti chiami? Caro, ma come ti chiami? Un degno drop a 5 anche se turno 6. La figlia di Ser Barov, se non sbaglio.
evoca 4644 coin, potere eroe e trade con assalto. Beh, secondo me qui ha sbagliato però, perché doveva dare la... doveva farlo rimanere in vita quel 4-4, ma avrebbe avuto tre servitori adesso, non c'erano problemi. Qui si fa Galagrond ovviamente, prendiamo 6 danni e non ce ne credo un cazzo. Galagrond è una fonte di push verso l'eroe nemico, preparazione della combo. Pesca un servitore, anche se in questo caso non ha pescato uno dei migliori, perché la mercenaria forte, per carità, ci serve per la combo, ma non era il momento più opportuno. Magari pescavamo il prime o qualcosa di meglio. Lui ovviamente va face, anche perché non può fare nient'altro, cari miei. A quanto pare ha un vantaggio di board, ma non ci metteremo molto a riprendercela. Lui sta anche finendo le carte in mano. Qui sto pensando se fare qualcosa con Skipper, probabilmente, o comunque usare Rissa. Non è uno spot malvagio per Rissa, anche perché non mette tanti servitori in mago, quindi levando questi è un buon clear. È un buon clear, soprattutto se rimane o il 2-2 o il 4-3, che poi potremmo traddare con l'arma, o addirittura andare face e iniziare a pushare un pochetto. Anche perché adesso si corrompe la magia 1. Quindi possiamo aggiungere qualcosa e poi certo andare face, quel 2-2 non si merita 6 dei nostri danni. Dunque cari, qui abbiamo preso la scopa. La scopa non è sempre buono prenderla con quella carta corrotta, perché quando poi voi andate a fare la combo, invece di un danno ne fa 3 la scopa, quindi vi leva dei servitori che sono possibili target per gli assalti che diamo in combo col dio del metal, perché ricordiamo che per fare la combo lui ha bisogno di servitori, perché noi abbiamo assalto, non possiamo andare face, quelli con assalto devono attaccare. E quindi cari, bisogna togliere i pezzi dall'avversario, ma fino a un certo punto, poi vanno un po' tenuti quando abbiamo la combo. Qui ovviamente arriva il prime, che fai, non lo giochi, porca puttana. Mettiamo il prime e gli spacchiamo quel 4-4. Lui per togliere quello dovrà sicuramente usare qualche magia, comunque perdere un po' di tempo. Anzi, decide di risparmiare tempo, caro, hai fatto benissimo e la vittoria è nostra. Bene, passiamo al secondo game. Bene cari, quest'altra partita ammetto di non ricordarla, perché questi match li ho registrati un po' di giorni fa. Che era contro Warlock, sì, ma non ricordo bene come sia andata. Ad ogni modo, il Warlock è un problema. Il Warlock quasi sempre è control con Biglietus. Quindi cosa fa Biglietus? Macina le carte. E allora, cari miei, ci macina la combo. E noi ci attacchiamo al cazzo. Ma non è sempre detto, perché questo deck ha parecchie risorse. Ovviamente noi cerchiamo di tenere più pezzi combo possibili in mano, per non darli in mano a Biglietus, che se li magna. E di conseguenza cercare di prendere prima possibile tutte le carte che ci servono. Quindi un buon turno 1, quella la magia tuffo dal palco, la come cazzo si chiama, la usiamo. Perché innanzitutto anche se prendiamo scopa era un 1-1 invece di essere corrotta, e quindi un 3-2 va benissimo. E prendendo il prime va bene uguale, perché evita comunque di essere macinato, magari stava all'ultimo, macinato da Biglietus. Noi passiamo perché potevamo fare coin arma, ma ci conviene più fare coin drop a 4, turno dopo altro drop a 4. L'ancora può ancora aspettare. Galagrond, bel pick, cioè bel draw, così non sprechiamo nemmeno lui, però ci mancano ancora vari pezzi della combo. Qui ovviamente coin, e facciamo il mangiatore di spade, cominciamo a pushare un po' di danni, un bel body, teniamo un po' la board. Lui non avrà problemi a rimuovercelo, probabilmente. Zot ce lo leva con cieli oscurati, a noi non ce ne frega niente, non è importante mantenere board, la nostra quantomeno. Qui potremmo pescare con la magia 2, ma se noi non attacchiamo possiamo mettere in campo lui, così iniziamo a mettere una certa presenza in board, tradiamo, non attacchiamo per usare dopo la magia, e così possiamo anche attaccare subito con ancora se sarà il caso di metterla.
Ok, qui come prima cosa appunto vanno sempre o pescate o rinvenute le carte, perché abbiamo più possibilità di gioco in mano, e infatti troviamo proprio la rimozione esatta. Potere eroe, 4 danni del trade, 4 danni di colpo di scudo. E la leviamo dal cazzo. Ovviamente attacchiamo anche, perché il prossimo turno metteremo l'ancora. Non vedo altri possibili drop positivi da fare. Giusto una rissa, ma lui non mette gran board. Fat pesca. Che ci fai, caro? Xajek. Ci mette un semplicissimo dormiente, giusto per consumare un po' di mana. Noi ovviamente mettiamo l'ancora. Vedevo un po' quante carte avevo in mano, perché al turno dopo avrei voluto fare Galagrond che pesca un'altra carta, quindi volevo essere sicuro di avere sicurezza in mano senza bruciare carte, perché qui, cari, come ben sapete, se bruciamo carte è finita, un pezzo della combo è grave. Lui si para con provocazione. Ok, quindi Galagrond è escluso, perché gli lasceremo il 6-6 con provocazione e si risveglia anche il dormiente, e comincia a essere un po' troppo a bordo, soprattutto in vista della nostra combo, che ancora in mano non abbiamo praticamente un cazzo, abbiamo solo il dio del metal e la mercenaria. Quindi la cosa migliore è prendere una skipper, fare la combo con Armorsmith, tanto non ci serve troppa armor da fare. Sono molto più utili per pescare, perché lui è un deck lento, non è un aggro. Al contrario, lì avremmo pulito la board con un deck aggro, e se avessimo avuto un deck aggro contro, puliamo la board con questa combo skipper Armorsmith e ci facevamo anche parecchie armor riprendendo la partita. Ma non è questo il caso, quindi sti gran cazzo. Arriva biglietto, sporca puttana troia, e ci brucia, adesso la ricordo questa partita, ci brucia delle carte fondamentali, come totalmente la combo mandata a puttane, ci ha levato scopa e scagliapenne, e ci ha anche levato Baro, che è probabilmente la rimozione più forte che abbiamo, e infatti questa board adesso non gliela leviamo, potremmo fare rissa, ma rimarrebbe comunque un pezzo, non è una brutta opzione, perché avendo 8 mana poi in base di chi rimane potremmo mettere lo scudo, però comunque Biglietus ci ha distrutto il deck. Ma se voi guardate fino alla fine questo incontro, vi farò vedere come questo deck ha varie e tante riprese, una volta saputo giocare un po' come si deve. Per questo vi consiglio di provarlo. Qui beh, le cose sono poche, magari stavo pensando se fare skipper e allentare un po' la salute dei nemici, ma era abbastanza inutile. Quindi rissa, e però ovviamente rimane il servitore con più attacco e difesa. Noi mettiamo scudo e siamo per ora protetti. Alla fine il Warlock non pusha troppi danni diversi, quindi a quel servitore difficilmente ci leva altre integrità che siano superiori a 1. E infatti consuma quasi tutto il suo mana per mettere questa forte provocazione. Noi ricordo che non abbiamo Barob, quindi non abbiamo praticamente quasi rimozioni. In questo caso, allora, ho avuto un'idea. Quando è possibile, voi dovete sempre mettere Scuoti Ossa, che è la vostra seconda win condition. Lui, per toglierla, non gioca Silence Warlock, per toglierla dovrebbe privarsi di quasi tutta la sua board, quindi o fa così o va face, ma noi siamo parati. Purtroppo con questo deck bisogna prevedere un po' di turni dopo per giocarlo bene. In più, al nostro turno 10 noi abbiamo skipper che fa un danno a tutti e due mercenarie che, se lui non prende contromisure adesso, si ritrova contro tre scuoti ossa. E con tre scuoti ossa, caro mio, non so tu quanto stia messo bene. Lui decide di andare face, giustamente, se no perdeva la board. Noi rimaniamo con un'integrità, anche perché mettendo i frammenti con quel testina di cazzo dentro il deck ci dà fastidio, perché i frammenti sono due cure l'uno e ci rallenta la combo. Non è questo il caso, perché noi la combo l'abbiamo mandata totalmente a puttane.
un'altra provocazione per gonfiare ancora la board, e qui comincia a essere dura come board. Noi ovviamente facciamo la nostra combo e arrivano i tre scuoti ossa. Tre scuoti ossa cominciano a essere cazzi suoi. Fatto sta però che abbiamo terminato il mana. Quindi gli rimane comunque la sua gran bella board. Noi ovviamente tradiamo quello lì, e però ci rimane... ci rimangono parecchi cazzi contro, e stavolta se va face, perché va face, non può andare a trattare spoti ossa, ci fa un sacco di danni. Lui continua a mettere provocazioni per pararsi il culo, e parare, vabbè, spoti ossa, insomma, è quella la cosa, e continua a pushare danni. Noi rimaniamo a 10, ma fortunatamente peschiamo un Arbor, anche perché non abbiamo più carte nel deck. Quindi la nostra unica win condition è rimasta a scuoti ossa. Dunque, qui quindi un Armorsmith per fare la più possibile armatura che possiamo, e poi potremmo usare, ovviamente con colpo di scudo leviamo quello con attacco maggiore, una volta messa Armorsmith e più servitori possibili, potremmo usare la tempesta di lame per fornirci un po' più di armatura, per resistere insomma a quei i pochi turni che restano per farlo fuori, perché una volta che non abbiamo sfondato quella lane di servitori lo bruciamo. Quello lo lasciamo a 1 proprio per tempesta di lame, tradiamo l'altra provocazione ovviamente, e poi dopo aver fatto un po' di armor puliamo definitivamente tutto quanto, perché non conviene andare face, a parte che lui si può curare, ma poi non dobbiamo lasciargli nulla, per quanto abbiamo parecchi HP non possiamo rischiare una rimonta così. La board va presa completamente in questi casi. Lui pesca qualcosa, cerca di arrivare, fa distorsione fatta, distruggendo tutti, ma i scuoti ossa si scrollano la polvere dalle spalle, non gliene frega proprio un cazzo. Ritornano e adesso cominciano le trambate face. Cominciamo a farli veramente male. Mettiamo Galagron per inferire ancora di più, fare anche armor adesso che abbiamo lo spot per farlo, che lui non ha board. Peschiamo il prime, quindi abbiamo un rimedio fantastico per il prossimo turno, anche se non penso farà 29 danni in un turno, non li farà mai. La magia 1 non la usiamo perché non ho più servitori con assalto nel deck, preferiamo tenerla in mano, fargli vedere che abbiamo più carte, anche se Caro ormai non penso che lui abbia contromisure, prova un disperato tentativo di difesa con provocazione, il tutto per tutto pescando qualcosa che non si sa cosa nemmeno lui voleva. Noi per finire in bellezza mettiamo il prime, tradiamo la provocazione, 10 armor e terminiamo così la partita. Bene cari, con questi due gameplay vi ho fatto vedere questo devastante deck da poter usare tranquillamente in ladder, tranquillamente per fare legend e anche dopo per scalarla. Quindi signori, se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like, un commento, una condivisione, e qualora fossi particolarmente stupidi da quello che avete visto o vogliate supportarmi, lasciate anche una bella iscrizione, che è la cosa migliore che potete farmi. Signori, noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima!